Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi farò un video un po' diverso dal solito, mi vedete infatti nella mia stanza, non è mio solito fare video da qui dentro, di solito mi trovo in garage, la mia piccola officina, tra virgolette. Ebbene, come ho già detto sarà un video molto particolare, per chi mi segue su Instagram avrà notato una storia in cui chiedevo appunto di farmi delle domande in cui avrei risposto in seguito, non so perché questo si stoppa da solo. Prima di cominciare il video, però, voglio ricordarvi, come vi ho già anticipato nel video scorso, è che attivo il mio gruppo su Telegram, di cui vi lascio il link sotto in descrizione. Potete accedere da qualsiasi dispositivo, computer, smartphone, tablet, qualsiasi cosa. Basta che abbiate Telegram. È un gruppo di semplice discussione tra appassionati di auto, motori, quindi non faccio distinzione a chi ha mito, a chi non ne ha e niente. Cominciamo con il video. Io qui ho davanti il telefono dove mi sono segnato delle domande abbastanza interessanti. Purtroppo non posso rispondere a tutte, se no andrei ad allungare il video eccessivamente. Io direi intro e comincio con le risposte alle vostre domande. Ok ragazzi, cominciamo quindi con le domande. Direi di iniziare con una abbastanza soft, ovvero Migix, non so come si dice, perdonami, mi chiede quando vieni in Svizzera per fare un incontro. Beh, caro mio, spero che un giorno riesca a venire in Svizzera in caso si organizzasse qualche raduno, magari con macchina finita, tutta bella acchittata, si potrebbe pensare a una cosa del genere, però diciamo che in questi tempi, per il momento, non ho sulla tabella di marcia di fare un evento del genere. Andiamo quindi avanti con Next Answer. Biagio mi chiede: ho le Brembo come le tue, ogni quanto cambi l'olio? Allora, per chi non lo sapesse, comunque io ho fatto il video, ho fatto montare delle pinze Brembo 4 pompanti da 305 mm. E in realtà l'olio lo cambio, vado a fare un controllo ogni volta che faccio il tagliando con un tester proprio dell'olio, vi lascio il link in descrizione, lo potete acquistare tranquillamente su Amazon. Va inserito dentro la vaschetta dell'olio e quello uscirà fuori, farà uscire fuori un parametro e a seconda del parametro che esce fuori vi dice se è necessario cambiare l'olio o meno. Io mi baso su quel parametro, non ho una tempistica prestabilita in cui vado a effettuare questo cambio dell'olio dei freni. Passiamo a una domanda un po' più, diciamo, personale. Simone Latte mi chiede: da quanto hai la Mito? Hai mai pensato di cambiarla? Se sì, con quale macchina? Questa è una domanda bellissima a cui dedicherei un po' di tempo. Ho la Mito dal 2016, quindi sono passati 5 anni, però la macchina è del 2012, io l'ho già acquistata usata da un privato, quindi la macchina è bella vecchiotta, ma è sempre stata trattata manualmente, lo vedete anche spesso nei miei video, è sempre perfetta. Ho pensato di cambiarla, se l'ho pensato, devo dire la verità, sì, l'ho pensato. E con una macchina superiore che è poi la macchina dei miei sogni, ovvero l'Honda S2000. Se un giorno in futuro cambierò la macchina, se deciderò appunto di dar via la Mito a malincuore, perché sinceramente ci sono affezionato veramente tanto e ad oggi non mi va di venderla, comunque la sostituirei con una Honda S2000. Prossima domanda di Ricky. A livello di motore, che modifiche hai fatto alla Mitozza? Beh, a livello di motore in realtà nulla, ovvero il motore è sempre stato chiuso, non l'ho mai aperto, non ho mai fatto modifiche interne al motore, però quello che ho fatto ad oggi, cambio del filtro dell'aria, sfiato esterno della turbina, intercooler maggiorato, quindi diciamo ho fatto un po' di modifiche sul contorno del motore,
per raggiungere un po' prestazioni più elevate. Proprio in questo momento in cui sto registrando il video, la mia macchina sta dal preparatore per il montaggio di una nuova turbina, che non vi dico per ora qual è, e in più il montaggio di tante altre cose, e in più farò una mappa, però i video usciranno un po' più avanti quando finirò tutto, monterò vari video, sarà una bella serie, quindi mi raccomando seguitemi e state attenti a quello che pubblicherò in futuro. Passiamo quindi oltre. Questa domanda che mi ha fatto Serafini Riccardo è veramente molto, molto personale, ovvero come ti è nata la passione per questa super mito. Beh, in realtà qui ci sarebbe da parlare veramente tanto e andare a toccare tasti che non mi va di andare a toccare, e soprattutto non mi va di stare a dire pubblicamente. Comunque è partito tutto quando appunto nel 2016 ho ricevuto la mia macchina, la Mito, e non era un buon periodo, però devo dire che grazie ad essa, proprio grazie a questa macchina che mi è andata in contemporanea questa passione, per farla breve e diciamo in generale, questa passione mi è nata proprio insieme alla macchina. Appena mi è arrivata è nata questa passione, questa continua ricerca di fare mia la macchina, nel senso andare a modificarla secondo i miei gusti e metterci appunto del mio piano piano. Infatti diciamo che più o meno la mia Mito potrebbe essere abbastanza unica, anche se effettivamente simile ad altre, però diciamo ho cercato di dargli per la maggiore un tocco più personale possibile, e niente, questo è quanto. Passiamo subito a un'altra domanda di Max Tutto il Mondo: a quanti cavalli punti in futuro prenderai una seconda macchina da affiancare alla tua Mito? Come dicevo prima, ti rispondo prima alla seconda domanda. Come dicevo prima, se ne avessi l'opportunità, soprattutto terrei la Mito e gli affiancherei una Honda S2000, perché Honda S2000 è veramente il mio sogno da sempre, da quando sono entrato in questo mondo, da quando giocavo a Need for Speed Carbon. Per me la Honda S2000 era veramente una cosa fantastica e rimarrà sempre un mio sogno nel cassetto che prima o poi spero di realizzare. Per quanto riguarda la prima domanda, quanti cavalli punti? Beh, si punta sempre al top, ecco, sempre al massimo di quello che si può ottenere. Con queste modifiche che sto andando ad apportare alla macchina, sempre restando comunque a regimi tranquilli, penso di stare sopra comunque ai 200 cavalli, ma non sopra ai 250 cavalli per mia scelta, però, perché comunque una macchina con impianto GPL, come sapete benissimo, impianto a gas e prestazioni non vanno d'accordo. Inoltre è una macchina che utilizzo per andare al lavoro, quindi diciamo averla così tanto preparata e poi andarla a utilizzare a benzina, farci più di 400 km settimanali, diventa impegnativo. Le domande sono veramente tante, ce ne sono tante altre a cui vorrei rispondere, ma ho già visto che la durata del video è stra elevata, quindi io per questa volta concluderei qui questo video. Spero che questa tipologia vi piaccia, vi faccia piacere, e quindi se noto comunque che dai like, dai commenti, dal riscontro, comunque se il riscontro è positivo del video, magari ne porterò un altro a cui risponderò ad altre domande. Bene, direi di chiudere qui il video. Vi ricordo, iscrivetevi sempre al mio canale, seguitemi su Instagram, MitchTuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi!